Vediamo quali sono i tuoi attuali sentimenti per te. Salutiamo anche Gina e quindi quello che devi fare è concentrarti su una persona che ti può interessare, con la quale magari c'è avuto una relazione o qualcosa del genere, e vediamo quali sono i suoi attuali sentimenti per te. Concentrati su questa persona perché i tarocchi interattivi sfruttano proprio, diciamo, una modalità comunicativa che è una modalità legata proprio alla sincronicità, e la sincronicità che consente di determinare, di trovare quelle che sono le caratteristiche, insomma. Quindi, una volta che ti sei concentrato sulla persona, partiamo con la scelta del Buddha prima stesa, oppure con la scelta della piramide seconda stesa, oppure con la scelta della stele terza stesa. Quindi Buddha, piramide o stele, fai la tua scelta, scegli i tarocchi. Salutiamo anche Roxy. E quindi partiamo con la scelta del Buddha, prima stesa col Buddha. Mi raccomando, vi ricordo che se volete abbonarvi al canale, potete cliccare sul tastino abbonati nella home page, dare un sostegno al canale. Se volete fare una piccola donazione, basta che cliccate sul tastino col dollarino e fate una piccola donazione. E vi ricordo di mettere comunque un like non costa niente, quindi anche voi che siete barboni potete mettere un like, non costa nulla. E salutiamo anche Giordana Anna Olga. Allora, partiamo quindi con la stesa del Buddha e vediamo quali sono i suoi attuali sentimenti e intenzioni nei tuoi confronti. Quali sono i suoi attuali sentimenti e intenzioni nei tuoi confronti? Allora, mescoliamo le carte. Mescoliamo le carte e andiamo a vedere quali sono i suoi attuali sentimenti e intenzioni nei tuoi confronti. Siamo alla stesa del Buddha. Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei tarocchi interattivi. Beh, insomma, una via di mezzo, diciamo così, perché abbiamo il cambiamento, la morte, vuol dire che sta un po' cambiando. Non è detto che sta cambiando in peggio e in meglio, comunque tu sentirai un senso di giustizia e comunque è una persona che ha la sua personalità magnetica, quindi hai a che fare con una personalità molto complessa, una personalità molto forte che sta cambiando, ma sta cambiando probabilmente in un modo per te favorevole per il semplice fatto che tu percepirai, diciamo, questi cambiamenti con un senso di giustizia, cioè non ti sentirai defraudata, non ti sentirai, diciamo, messa in posizioni di negatività, ma tutto sommato sentirai, vivrai la cosa in modo positivo. Quindi questo è molto importante. E vediamo adesso di approfondire la tematica utilizzando i tarocchi di Marsiglia, che ricordo sono tra i tarocchi più antichi della tarologia francese. E vediamo che ci dicono quali sono i suoi sentimenti e le sue intenzioni nei tuoi confronti. Vediamo che ci dicono ancora i tarocchi di Marsiglia. Quindi tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia. Scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia. Allora abbiamo il Re di Coppe. Quindi ha dei sentimenti nei tuoi confronti. Diciamo che è una persona trasgressiva e che però presenta dei sentimenti nei tuoi confronti, però non è una persona semplice. Abbiamo visto messa assieme il diavolo, una persona che ha una trasgressività molto forte e comunque diciamo nutre dei sentimenti. Non ha probabilmente intenzione di creare una famiglia con te, ecco, diciamo, non è venuto fuori qua nessuna carta di denari,
quindi nessuna carta di terra, non ha intenzione di creare un nucleo familiare con te, però ha dei sentimenti nei tuoi confronti. Ma d'altra parte, non è che le relazioni sono soltanto finalizzate alla convivenza, a queste cagate qua, no? Le relazioni possono essere anche di altro tipo, di altra natura. Allora, vediamo quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi. Quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen? Cosa ci dicono in più i tarocchi Zen? Cosa ci dicono in più i tarocchi Zen? Che servono a dare dei suggerimenti. Mescoliamo le carte e vediamo che ci dicono in più i tarocchi Zen. Salutiamo anche la nostra Betty Cottage. Vediamo cosa ci dicono in più i tarocchi Zen. Cosa ci dicono in più i tarocchi Zen? Quindi tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte. Beh, qua abbiamo sempre le stelle fondamentalmente, quindi tu hai un desiderio profondo, quindi coltiva questo desiderio, cerca di sperimentare, vale la pena provare, diciamo, perché è una relazione che può dare sicuramente i suoi frutti, può dare sicuramente i suoi risultati, quindi vale la pena tentare, vale la pena provare. E anche, diciamo, vedi un'apertura nella coscienza, quindi è una persona che ha comunque voglia di intraprendere una relazione con te. Tieni presente che non devi assolutamente pensare comunque che voglia avere una convivenza o una relazione, diciamo, men che meno matrimoniale, insomma. È una relazione basata soprattutto sui sentimenti, fondamentalmente, ma come dire, ognuno a casa propria, per i fatti propri, senza coinvolgimenti, senza impegni, diciamo, reciproci, insomma, di natura materiale, insomma. Salutiamo anche la Faga. E passiamo alla stesa della piramide, perché ho scelto la piramide. Quali sono le sue attuali intenzioni nei tuoi confronti? Quali sono le sue attuali intenzioni e i sentimenti nei tuoi confronti? Allora, nella prima stesa i sentimenti ci sono, però non ha intenzione di mettere su famiglia con te, non gli frega un cazzo. E vediamo invece adesso per quanto riguarda la stesa, l'altra stesa, che è la stesa della piramide. Vediamo cosa ci dice la stesa della piramide. Mescoliamo le carte. Ricordi intanto, iscrivetevi al canale, mettete un like che non costa nulla e fa girare il video su YouTube, spolliciate, spolliciate, non costa niente, fa girare il video su YouTube, mettete un like e se non l'avete ancora messo, se volete fare una donazione, tastino col dollarino, se volete abbonarvi, basta che cliccate sul tastino abbonati nella home page. Allora, mescoliamo le carte e vediamo quali sono i tuoi attuali sentimenti e intenzioni per te. Scegliamo le prime tre carte e vediamo che ci dicono. Allora, beh, diciamo che abbiamo beh, una persona che non ha le idee ancora chiare, non sa esattamente quello, non sa esattamente cosa, quali sono le cose. Le cose che vuole fare, ha una fondamentalmente buona energia, una buona connessione sentimentale, più che sentimentale, passionale con te, e comunque diciamo che l'universo vede un'unione in questa situazione, però è una persona che attualmente è ancora molto indecisa, è ancora molto indecisa su cosa fare con te. Quindi non è detto che non abbia sentimenti, non è detto che non abbia voglia di intraprendere qualcosa, però sicuramente non è ancora predisposto, diciamo, al meglio nei tuoi confronti, non ha ancora completamente preso una posizione, fondamentalmente. È indeciso o indecisa. Ma cerchiamo di approfondire utilizzando i tarocchi di Marsiglia. Vediamo un approfondimento utilizzando i tarocchi di Marsiglia. Cerchiamo di capire quali sono i tuoi
attuali sentimenti, quali sono le sue intenzioni nei tuoi confronti. Sentimenti e intenzioni nei tuoi confronti. Mescoliamo le carte. Attuali sentimenti e intenzioni nei tuoi confronti. Tagliamo le carte, scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia. Abbiamo. Ma sicuramente è una persona che può andare alla ricerca di una stabilità, è una persona che comunque va alla ricerca di una stabilità. I sentimenti sono un po' altalenanti nei tuoi confronti e comunque prova una passione. Ecco, quello, l'indecisione, è una persona che di suo vuole comunque avere una relazione stabile, vuole comunque avere una relazione, diciamo, che possa definirsi stabile, ma è una persona che nel contempo ha dei grossi vincoli, è vinculato, diciamo, dal fatto che è indeciso se prova sentimenti o meno nei tuoi confronti. Sicuramente prova un'attrazione sessuale, un'attrazione fisica, i sentimenti sono, diciamo così, un po' vacillanti. Però è una persona che di suo avrebbe iniziative, quindi cerca, vediamo quali sono i consigli che ti danno i tarocchi zen per portare avanti la situazione. Vediamo cosa ci dicono in più i tarocchi zen di Osho per portare avanti questa situazione. Vediamo quali sono in più i tarocchi zen di Osho per portare avanti questa situazione. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi zen di Osho. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei tarocchi zen. Allora, il suggerimento è: fai un viaggio, che potrebbe essere uno spostamento fisico, che ne so, salutiamo Tug per raggiungere questa persona. Cerca di sviluppare consapevolezza di quello che stai cercando. E non, il silenzio significa guarda dentro di te, esplora dentro di te hai tutte le risposte, quindi cerca di sviluppare quelle che sono le risposte, le tue risposte interiori. Salutiamo anche Giovanna, vediamo quelle che sono le tue risposte interiori per ottenere dei risultati. Ecco, quindi questo è un po', diciamo, il concetto di fondo sul, per quanto riguarda, diciamo, il concetto di fondo per quanto riguarda questa seconda stesa. Quindi diciamo che, ritirando le somme, nella prima stesa, nel Buddha, ci sono sentimenti, ma non c'è la volontà di intraprendere comunque, di costruire un nucleo familiare con te, ma c'è sentimenti e passione, diciamo. Nella seconda stesa è una persona indecisa, proprio se ti amo o no, prova passione, ma non sa se ha dei sentimenti nei tuoi confronti, ma di suo sarebbe una persona che comunque andrebbe a costruire una relazione sentimentale affettiva e in questo caso cerca dentro di te la risposta se ti va bene portare avanti questa situazione o se non ti va bene. E passiamo alla terza stesa. Passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele, la stesa della stele. E vediamo quindi sempre i suoi attuali sentimenti e intenzioni. Scegli una carta, la carta dei tarocchi. Nel frattempo metti un like, che non costa niente, fa girare il video su YouTube, iscriviti al canale gratuitamente, ovviamente attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Se vuoi fare una piccola donazione al canale per dare un sostegno, clicca sul tastino col dollaro e fai una donazione. Se vuoi abbonarti al costo simbolico, credo, di un caffè o forse meno, puoi cliccare sul tastino abbonati, che sta nella home page vicino al tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer. E partiamo, vediamo che ci dicono i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi. Quali sono i tuoi attuali sentimenti per te? Tagliamo e scegliamo le prime tre carte e vediamo che ci viene fuori. Abbiamo allora, carte un po' altalenanti, diciamo, nel senso che abbiamo sicuramente
per te un desiderio forte interagire con questa persona. Abbiamo le stelle rappresentano sempre il desiderio, che rappresentano anche la mancanza, però è una persona che quindi in qualche modo ha un progetto nei tuoi confronti. È una persona pragmatica, l'imperatrice, è una persona pragmatica. Quello che manca un po' è un po' l'intimità nei tuoi confronti, cioè è una persona che va più al sodo, al pratico, al pragmatico e meno, tra virgolette, romantica. L'energia della passione o l'energia della, come dire, della connessione è un po' più latente, diciamo. Abbiamo la papessa che rappresenta proprio questo, che è uscita al contrario, mentre invece ha una buona connessione, diciamo, quindi potrebbe essere una persona che vuole comunque progettare qualcosa con te, ma di fatto comunque è un po' carente di motivazione, ecco. Cioè, sono persone che vogliono fare, ma poi quando si tratta di fare hanno un deficit motivazionale, ecco, diciamo così. Bisogna spingerli un pochettino a portare avanti le situazioni. Ma vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. I tarocchi di Marsiglia, i tarocchi di Marsiglia. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Allora, vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Tagliamo. E vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia. Scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia. Qua abbiamo il Papa. Il Papa che rappresenta una persona spirituale. I sentimenti sono un po' scadenti e che viene fuori prima. Ecco, c'è un legame. Soprattutto da un punto di vista spirituale, diciamo, ma per quanto riguarda la parte sentimentale, un po' carente, diciamo. Ecco, quindi viene confermato di fatto una carenza di motivazione a fare le cose. Cioè, vorrei, ma non posso. Mi piacerebbe tanto costruire qualcosa con te, però poi quando si tratta di passare, diciamo, a metterci l'energia, diventa un po' più complesso. Questa è un po' la situazione. Vediamo cosa ci dicono però i tarocchi. Qual è il suggerimento da parte dei tarocchi Zen? Qual è il suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho? Cosa ci suggeriscono i tarocchi Zen di Osho? Mescoliamo. Tagliamo le carte e scegliamo le prime tre carte, vediamo un suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho. Allora, sono intanto avere un po' di pazienza. Questa vuol dire che è una relazione che richiede un po' di pazienza, vuol dire che magari nel tempo potrà evolversi positivamente e raggiungere una sua pienezza. Non devi farti condizionare però, quindi il condizionamento, lasciarsi condizionare da questo punto di vista è sempre negativo, quindi evita di farti condizionare e puoi ottenere delle situazioni, diciamo, quindi serve un po' di tempo affinché questa relazione possa in qualche modo svilupparsi, possa in qualche modo crescere e portare dei suoi risultati. Ecco, questo è per quanto riguarda queste stelle.